finisce il primo quarto. Buonasera a tutti dalla palestra comunale di Costa Masnaga, campo neutro per la prima di campionato della G Marlecco per i lavori di rifacimento del parquet. Albione Lecco parte con un quintetto composto da Todeschini, Quartieri, Siberna, Balanzoni e Spera. Dall'altra parte Costa Volpino di coach Giubertoni parte con subito intanto il primo canestro di Gaetano Spera, il primo canestro della stagione sportiva 2016-2017 della Gimar. Lo va a segnare il lungo arrivato da Martina Franca quest'estate. Intanto grande assist di Centanni per Stanzani e c'è il pareggio di Costa Volpino. Dicevamo, Costa Volpino parte con il numero 4 Centanni, il numero 11 Belloni, il numero 12 Bergamino, il numero 13 Stanzani e il numero 20 Esposito. Quartieri porta palla intanto su di lui Bergamin. Quartieri ancora fuori dall'arco, il consegnato per Todeschini. Todeschini prova ad andare in penetrazione, cerca dall'altra parte Siberna che si alza da tre. Ferro, rimbalzo di Stanzani, possesso Costa Volpino che riparte con Belloni. Belloni va ad attaccare Quartieri, poi esce dall'area. Centanni si prende la tripla. Ferro, rimbalzo di Todeschini e può ripartire l'Ecco. 8:50 sul cronometro, 2-2. Dopo il canestro di Spera, la risposta di Stanzani, i due lunghi protagonisti in questi primi due minuti di gioco. Siberna intanto va ad attaccare Esposito, è più veloce Siberna, sbaglia il tiro, poi ci sarebbe forse un fallo non ravvisato dagli arbitri. Allora può ripartire Costa Volpino con Centanni che si prende un'altra tripla. Ferro ancora e poi out, rimessa laterale per l'Ecco. Siberna sul punto di battuta. Todeschini su di lui subito Belloni. Todeschini supera la metà campo, palla a Quartieri, Balanzoni, Siberna attende l'arrivo di Todeschini, il consegnato si prende la tripla. Todeschini palla balla due volte sul ferro, poi a rimbalzo ci va Spera perché dorme la difesa Alto Sebina e poi l'ultimo tocco è di Centanni, ci sarà rimessa da fondo campo per l'Ecco. Sempre Siberna sul punto di battuta, fuori c'è Quartieri, riceve dentro per Spera, dall'altra parte ancora per Siberna, gran palla dentro per Balanzoni che sbaglia da sotto per due volte, rimbalzo di Stanzani e riparte Costa Volpino con Belloni che va in penetrazione fino in fondo, sbaglia molti errori in questa fase iniziale di gara, poi c'è il fallo di Belloni su Spera ed è anche il primo fallo della partita. Si ripartirà con la rimessa da fondo campo per l'Ecco, sempre Siberna sul punto di battuta. Si fa vedere Todeschini che riceve e porta su palla il playmaker titolare della Gimar dopo l'addio di Giulio Mascherpa, finito in A2 a Tortona. Siberna, arriva Todeschini, riceve, c'è il pick and roll con Balanzoni, poi Todeschini cade, Quartieri allora provenienza da fuori, ha pestato la linea in partenza Quartieri ed è un'altra palla persa per l'Ecco e coach Meneguzzo si fa subito sentire. Belloni gioca col doppio play di Costa Volpino, Belloni e Centanni si alternano in regia, eccolo qui proprio lui Centanni, l'anno scorso in A2 a Barcellona Pozzo di Gotto, 11 punti di media segnati. Tanto Bergamina dall'altra parte va a sbagliare e la recupera Todeschini che lancia in campo aperto Siberna, va fino in fondo Siberna e l'Ecco torna a segnare dopo 3 minuti, 4-2 per la Gimar quando mancano 7 minuti al suono della prima sirena. Intanto Bergamina in palleggio fino in fondo, forse fallo di Balanzoni, poi la stoppata di Balanzoni, gli arbitri non fischiano e allora Centanni fuori dall'arco prova a inventarsi qualcosa fino in fondo Centanni e fa vedere quello
di cui è capace è Costa Volpino, pareggia subito, diciamo 100 anni, si tratta di un ritorno per lui a Costa Volpino, già 2 stagioni con la maglia bianco-blu e in entrambi i casi fu il miglior marcatore della squadra e in un caso il miglior marcatore del girone 2 anni fa. Intanto perde palla Lecco, la rimessa però è per comunque per la Gimar. Intanto c'è il primo cambio, fuori Balanzoni, dentro Dario Piva, altro nuovo arrivato, il penultimo del mercato estivo della Gimar, viene da Agrate dove l'anno scorso ha conquistato la promozione in C Gold partendo dalla C Silver. Intanto Todeschini cerca una cosa difficilissima, Belloni dall'altra parte, 100 anni, Belloni contro Siberna, Belloni supera Siberna, c'è fallo di Quartieri ed è il primo fallo di squadra per Lecco. 1-1 il computo dei falli, 1 anche quello della Vivigas. Rimessa laterale affidata a 100 anni. 100 anni, si fa vedere Belloni che riceve. Belloni contro Siberna, difende bene Jack. Ora Belloni chiama Esposito, poi va da solo, palla dentro, era buona l'idea, però c'è il recupero di Todeschini, anzi no, perché poi Esposito va ad appoggiare i punti del sorpasso, 6-4 per Costa Volpino. Intanto Quartieri dall'altra parte fa tutto lui e fa un grande canestro, Daniele Quartieri, primo canestro anche per la sua stagione dopo quelli di Spera e Siberna. 6-6, parità assoluta, 100 anni. Bergamin fuori per Belloni, c'è il pick and roll con Stanzani, palla dentro, a difendere c'è un piccolo che è Todeschini, Stanzani però sbaglia, rimbalzo di Pive, allora può ripartire Todeschini dall'altra parte per Quartieri, il piazzato che però va sul ferro, ma l'azione della Gimar era buona, Meneguzzo è contento, Belloni dall'altra parte, palla girata per 100 anni, ancora allora Bergamin prova ad andare in penetrazione, il gancio sbaglia, poi c'è Stanzani che con il tapin mette dentro il nuovo vantaggio della Vivigas, 8-6. Todeschini in palleggio fuori dall'area, consegnato per Quartieri dall'altra parte per Piva che pensa per un attimo alla tripla, poi si ferma e gioca ancora su Quartieri, il no look per Siberna che si alza da 3, ferro, rimbalzo di Esposito e può ripartire ancora 100 anni, che va dall'altra parte per Stanzani, vorrebbe il fallo ma trova solo il ferro e allora Siberna, Todeschini allarga per Spera da 2, Spera, la sentenza di Gaetano Spera, 2-2 dentro l'area, 8-8. Costa Volpino è già dall'altra parte con Belloni, 100 anni, palla dentro per Stanzani che va a sbagliare, vorrebbe un altro fallo che però non c'è, Quartieri dall'altra parte per Todeschini, palla dentro, Spera, ancora Gaetano Spera, 10-8 per la Gimar, 3-3 da 2 per Spera, infallibile dentro l'area. Intanto c'è un fallo di Siberna. Fallo di Siberna, intanto Meneguzzo prepara il doppio cambio. Esce Quartieri, escono Quartieri e Siberna, entrano Peroni e Brambilla. Dalla rimessa laterale sempre 100 anni. Che va su Stanzani, 100 anni ancora, prova la tripla, questa volta va a segno. Al terzo tentativo la tripla di 100 anni, 11-10 per Costa Volpino, è anche la prima tripla della serata. Todeschini si prende la tripla a sua volta, è corta, ferro, poi arriva Brambilla, Piva insieme in 2. Todeschini gran palla dentro per Spera che va a schiacciare e sono 8 punti di Gaetano Spera, 4-4 da 2, 100% per lui. Bergamin, Esposito, dentro per Stanzani, si gioca molto sul lungo, classe 96 di Costa Volpino, che diciamo che i 96 di Costa Volpino l'anno scorso hanno disputato le finali nazionali Under 20 a Cantù, poi vinte da Cantù, dove giocava il nostro Siberna, Giacomo Siberna. Peroni,
fuori per Brambilla, si prende la tripla Brambilla, Ferro, poi rimbalzo facile di Stanzani e può ripartire Costa Volpino con Belloni, gran palla dentro per Bergamin che va a appoggiare il 13-12. Nuovo vantaggio Costa Volpino, ma è veramente partita punto a punto. Todeschini si ferma, Brambilla. Todeschini vuole ancora palla, la riceve Peroni, palla dentro per Piva e c'è il fallo di Esposito su Piva ed è il secondo fallo di squadra per Costa Volpino. Intanto prepara un altro cambio, sia doppio cambio per Costa Volpino, escono Belloni e Stanzani, entra il capitano Pilotti ed entra anche Mattia Coltro col numero 5, mentre la Gimar toglie Todeschini ed entra Carlo Fumagalli, settore giovanile Olimpia Milano l'anno scorso in A2 a Mantova. Spera Peroni, Peroni in palleggio, va su Brambilla, dall'altra parte c'è Fumagalli, grande giocata di gambe, però sono passi, infrazione di passi e c'è la persa per Lecco e allora può impostare l'azione Mattia Coltro, classe 97, anche lui ha fatto parte dell'under 20 di Costa Volpino che ha disputato le finali nazionali di categoria. Esposito in post basso si ferma, poi sono in due Brambilla e Piva a sradicargli la palla dalle mani, può ripartire Lecco con Fumagalli in contropiede, super canestro di Carlo Fumagalli e si va sul 14-13. Lecco supera a un minuto e mezzo dal suono della prima sirena. Peroni, grande difesa su Coltro, poi c'è Pilotti, Centanni, allora Centanni prova a puntare, spera, va fuori per Bergamin che si alza da tre, Ferro, rimbalzo facile per Piva, allora Fumagalli apre per Peroni, dalla tripla di Peroni, Ferro, grandissimo Brambilla più in alto di tutti, si alzano i giri della sfida, Fumagalli, Fumagalli contro Coltro, Brambilla, Brambilla, Brambilla va fuori per Peroni, allarga per Piva, si prende la tripla, Ferro, ma l'extra possesso è ancora per la Gimar con Fumagalli. Fumagalli in palleggio, 54 secondi alla fine del primo periodo, va Fumagalli fino in fondo, c'è il fallo di Esposito ed è il secondo fallo personale di Esposito. C'è un altro cambio intanto per Costa Volpino, c'è proprio Esposito gravato già da due falli ed entra il numero 10 Marco Borghetti, proveniente classe 97 l'anno scorso in C Gold con Lumezzane. Intanto Peroni da tre, la palla non entra e poi arriva il tap-in di Brambilla, attivissimo sotto canestro, grandissima la partita finora di Luca Brambilla, 16-13 per la Gimar e pensate che è il massimo vantaggio, questo per far capire come la partita sia molto tirata, molto scorbutica. 30 secondi alla fine, c'è il fallo su Pilotti, intanto bisogna dire che non si è ancora andati in lunetta, nessuno ha tirato ancora, nessun tiro libero. Centanni da fondo campo, Pilotti, Pilotti contro Spera, l'esperienza di Pilotti che va a segno, 16-15, Costa Volpino meno 1, intanto imposta Fumagalli, Fumagalli contro Coltro, Brambilla, Brambilla palla dentro per Spera, Spera che si gira subito, mano d'oro di Gaetano Spera, sono già 10 punti col 100% dal campo, 5 su 5 da 2, intanto 3 secondi alla fine, Coltro vuole andare fino in fondo, fischiato fallo a Piva e ci saranno i primi due tiri liberi della serata quando siamo sul 18-15 per la Gimar, manca un secondo e 74 centesimi, probabilmente dopo i due liberi di Coltro il primo quarto potrà dirsi concluso, va Coltro col primo. Ed è va a segno, 18-16 sempre per Lecco. Va Coltro con il secondo, 2 su 2, 18-17. Un secondo, Fumagalli deve andare al tiro da lontanissimo, prende il ferro e poi il tabellone.
a momenti faceva il colpaccio Carlo Fumagalli. Finisce il primo quarto 18-17 per Lecco. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto, i primi 10 minuti sono conclusi a favore della Gimara 18-17, 10 punti personali per Gaetano Spera con il 100% dal campo, 5 su 5 da dentro l'area, poi il canestro di Brambilla, quello di Siberna, Quartieri e Balanzoni, i 18 punti della Gimara contro i 17 di Costa Volpino, in evidenza Cent'anni e Stanzani. Intanto il primo possesso del secondo periodo sarà, scusate, non il canestro di Balanzoni ma quello di Fumagalli. Balanzoni e Todeschini, ancora i due senatori, non sono andati ancora a segno. Intanto Fumagalli, il quintetto della Gimar vede Fumagalli, Peroni, Urbani subentrato al posto di Spera, Balanzoni e Brambilla. Intanto Balanzoni va a sbagliare il primo tiro, poi cerca di tenere in campo il pallone ma l'ultimo tocco è di Brambilla, quindi il possesso è per Costa Volpino, ancora con il doppio play, ovvero Cent'anni e Coltro. Poi in campo c'è Bergamin che si prende la tripla, Bergamin, e va a segno. Costa Volpino supera più 2. Poi in campo per Costa Volpino abbiamo il numero 10 Borghetti e poi il capitano Andrea Pilotti. Balanzoni fuori, palla intanto allargata dall'altra parte da Brambilla, Superoni che va in penetrazione fino in fondo, canestro e fallo di Michele Peroni. Pareggio Gimara con l'extra tiro, bravissimo Peroni, grandissima penetrazione e poi il fallo subito. Primi 2 punti per Peroni, stagione 2016-2017, va con il tiro aggiuntivo e va a sbagliarlo, rimbalzo di Cent'anni, può ripartire a Costa Volpino. Cent'anni salta a secco Peroni, va dall'altra parte dove si prende la tripla il numero 10 Borghetti Marco, classe 97, ed è il massimo vantaggio per Costa Volpino, più 3, come massimo vantaggio era stato per la Gimarilla, più 3 del primo quarto. Intanto Fumagalli fino in fondo, bravissimo Carlo Fumagalli, 4 punti per lui e Lecco rimane a contatto. Intanto Cent'anni dall'altra parte vuole fare tutto da solo, allarga su Borghetti, poi Bergamin contro Urbani, fuori per Borghetti, Borghetti va in penetrazione, bravissimo Borghetti, 5 punti consecutivi per lui, 25-22. Intanto si prepara a rientrare Stanzani, così come Todeschini e Quartieri sul cubo dei cambi. Per Siberna non è ancora il momento, dice Meneguzzo. Intanto fallo di Pilotti su Balanzoni ed è il secondo fallo di squadra per Costa Volpino in questi primi 2 minuti del secondo quarto, 25-22 per la Vivigas. Entra Stanzani, fuori Bergamin, esce Urbani e Fumagalli, dentro Todeschini e Quartieri. Peroni fuori per Quartieri, Todeschini, Brambilla, sbaglia Brambilla il passaggio, però la palla arriva lo stesso a Balanzoni, l'ultimo tocco è di Stanzani, quindi la rimessa da fondo campo sarà per Lecco con Todeschini sul punto di battuta. Todeschini, Peroni, si prende subito la tripla Peroni, ferro, poi a rimbalzo Pilotti e riparte Costa Volpino con Coltro. Coltro in post basso verso Stanzani, Stanzani contro Balanzoni, prova a farsi l'arco, Stanzani va col gancio, ferro, rimbalzo di Peroni, può ripartire Lecco in transizione, Peroni, 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 Peroni fino in fondo, l'ultimo tocco è di Pilotti e la rimessa da fondo campo sarà per la Gimara. Intanto cambio, fuori Brambilla, applausi per lui, dentro Gaetano Spera dopo il super primo quarto.
Todeschini da fondo campo, si fa vedere Quartieri, palla subito per lui, Peroni. Peroni, c'è il blocco di Spera su Belloni. Quartieri, palla dentro per Balanzoni che va fuori per Peroni, si prende la tripla Peroni e va a segno, quinto punto per Michele Peroni e parità assoluta, si sblocca dall'arco il numero 4 in arrivo dalla Stella Azzurra a Viterbo, dove l'anno scorso è stato il miglior marcatore con oltre 14 punti di media, sempre in Serie B. Pilotti da 3, sbaglia, rimbalzo di Peroni, Todeschini in cabina di regia, il piazzato per Quartieri, gran palla dentro di Quartieri, no Luca per Balanzoni, fallo su Bala e poi Ferro rischiava il canestro e fallo, ci saranno solo due tiri liberi per lui. Tanto Meneguzzo dà indicazioni a Peroni, va col primo Bala e va a segno. 26-25, la Gimara torna avanti. Va col secondo Bala, questa volta sbaglia, ma poi c'è il rimbalzo offensivo di Spera che però perde subito palla, allora può ripartire Costa Volpino con Belloni. Belloni, palla dentro per Stanzani, canestro e fallo. Fallo di Balanzoni. Canestro e fallo di Stanzani ed è il sesto punto per il numero 13, classe 96 di Costa Volpino. Ci sarà anche il tiro libero aggiuntivo, tanto il tabellone dice 27-26 per la Vivigas Alto Sebino, a 6.42 esatti sul cronometro. Va col tiro libero aggiuntivo Silvio Stanzani e va a segno, 28-26 per Costa Volpino. Peroni contro Belloni. Peroni rischia di perdere palla, la perde solo per un attimo Todeschini, il blocco di Balanzoni a centro aria, Todeschini gran palla dentro per Bala che va a sbagliare un tiro facilissimo e Meneguzzo inserisce, decide di buttare nella mischia subito Dario Piva, fuori Balanzoni e dentro Piva, Meneguzzo infuriato. Tiro veramente facile, quello sbagliato da Balanzoni, si era smarcato benissimo a centro area, è grandissima, era stata la palla di Todeschini, bastava solo appoggiarla. 28-26 per Costa Volpino, 6-20 sul cronometro, da fondo campo Belloni, va fuori per Pilotti che pensa per un attimo alla tripla, poi fa saltare a vuoto Peroni e poi il fallo di Piva, ci saranno due tiri liberi per il numero 15, capitano di Costa Volpino, ex Udine due stagioni fa. Pronto per il primo dei due tiri liberi. Pilotti va a sbagliare il primo. Classe 1980, espertissimo giocatore di categoria, mette dentro il secondo, 1-2 e Costa Volpino è avanti di 3, 29-26, massimo vantaggio per entrambe le squadre, il più 3, Peroni, Todeschini, si prende la tripla Tode, ancora due volte Ferro, non ne vuole sapere di entrare la palla dall'arco per la Gimar, solo una tripla, infatti quella di Peroni, e intanto va a prendersi un altro fallo Belloni e sarà un altro viaggio in lunetta e altri cambi intanto pronti Mattia, intanto c'è il time out chiamato da coach Massimo Meneguzzo, intanto i due cambi pronti sia per la Gimar che per Costa Volpino. 29-26 dice il tabellone, 5-47, siamo quasi alla metà esatta del secondo periodo, partita equilibratissima, molto combattuta, bene le due squadre in attacco, un po' meno in difesa entrambe, dove si concedono canestri molto, molto facili agli avversari.
Intanto le squadre ascoltano gli accorgimenti tattici dei due rispettivi coach. E quando sta per scadere il minuto di timeout, il fischio del tavolo, e si deve rientrare sul parquet. Vedremo con quali due quintetti si intravedevano pronti al cambio. Infatti è così: Centanni e Permon, classe 96. Ma Pietro Permon l'anno scorso a Bergamo ha disputato la finale playoff, poi la decisione di venire a Costa Volpino per crescere ulteriormente e accumulare più minuti. Quindi Costa Volpino riparte con Centanni, Permon, Belloni, Stanzani e Pilotti. La Gimar invece rientrato Siberma, quindi Todeschini, Quartieri, Siberma, Piva e Spera. Il primo di Belloni va a vuoto. Decide di non andare a rimbalzo offensivo. Costa Volpino sbaglia anche il secondo Belloni, 0 su 2 dopo l'1 su 2 di Pilotti e il 2 su 2 invece di Coltro. Siberna intanto, Siberna in palleggio contro Centanni, c'è un fallo di Permon su Piva, intanto pronto ad entrare anche Urbani, esce proprio Piva ed entra Urbani. Intanto entrambe le squadre sono in bonus. 4 falli a testa e quando c'è da giocare ancora 5 minuti e 35 secondi nel corso del secondo periodo riceve Todeschini dalla rimessa di Siberna, il blocco di Spera che riceve fuori aria, allarga per Siberna che si prende la tripla Siberna, si prende la tripla Siberna e c'è il pareggio e prova a scaldarsi il palazzetto di Costa Masnaga dove Lecco è ospite per, lo ripetiamo, per il rifacimento del parquet del Bione. Ritornerà al Bione la Gimara tra 2 settimane quando ci sarà la sfida contro Vicenza. Intanto esulta Quartieri perché mettendo pressione a Permon va a recuperare una palla importantissima. Sul punto di battuta Giacomo Siberma. Arriva Todeschini, lo serve Siberna. Todeschini contro Belloni, l'eterno duello di questa serata. Siberna fuori per Todeschini, chiama il pick and roll di Spera, poi va dentro proprio per Spera. Spera contro Stanzani. Siberna contro Centanni. Arresto e tiro di Siberna! Arresto e tiro di Siberna! 31-29, Lecco torna avanti con il parziale di 5-0. Centanni però è già dall'altra parte. Per pareggiare di nuovo, nessuna delle due squadre riesce ad operare uno strappo anche minimo. Todeschini, intanto Urbani chiama palla. Todeschini va in arresto e tiro, sbaglia. Pilotti allora. La palla finisce tra le sue braccia e può lanciare subito la transizione di Centanni che sbaglia a rimbalzo, va, spera e allora può ripartire Lecco. Quartieri si ferma, va fuori, gran palla per Siberna, altra tripla di Siberna e c'è fallo sulla tripla di Siberna, fallo di Belloni e Siberna andrà in lunetta con 3 tiri, si fa sentire i supporter della Gimar. 31-31, 4-0-5 sul cronometro. Siberna in lunetta con 3 tiri liberi a disposizione, va col primo e va a sbagliarlo. Va col secondo Siberna, sbaglia anche questo, 0 su 2. Va col terzo Siberna e fa 0 su 3, incredibile, dopo 5 punti consecutivi, 0 su 3 per Siberna, 31-31, il risultato non si schioda, Stanzani. Stanzani prova ad attendere l'arrivo di Centanni, poi fa tutto da solo, poi grande assist di Stanzani, ma Siberna è più bravo di tutti a leggere la situazione, va fuori per Todeschini, da 3 Todeschini, da 3, 34-31, si sblocca dall'arco il capitano, si sblocca Davide Todeschini e Lecco torna sul più 3, 3-42 ancora da giocare, time out chiamato da coach Giubertoni, parziale di 8-0 per la Gimar.
E avrebbe potuto essere ancora più ampio se Siberna avesse capitalizzato al massimo i tre tiri liberi a disposizione. Invece uno 0 su 3 che appunto ha fatto il paio, diciamo così, con lo 0 su 2 di Belloni di poco tempo prima. 34 a 31 per la Gimma. Vediamo se questo può essere un inizio di strappo importante. Per ora i distacchi non hanno mai superato le tre lunghezze, a dimostrare quanto questa partita sia combattuta e sia ostica per entrambe le squadre. Intanto fischio dal tavolo, gli arbitri vanno a richiamare le due squadre che così devono fare il loro ingresso nuovamente sul parquet. Lecco riprende con Todeschini, quartieri Siberna, Urbani e Spera. Dall'altra parte Giubertoni manda sul parquet Centanni, Permon, Belloni, Bergamin e Pilotti. Non c'è un lungo vero e proprio nella Vivigas, il più lungo è Pilotti, che però come sappiamo bene è un ala grande più che altro. Belloni, Belloni, difesa su di lui, quartieri, Belloni, Meloni sempre quartieri su di lui, Belloni prova ad andare in penetrazione e c'è il fallo sul numero 11 che andrà in lunetta ancora perché la Gimara è in bonus, così come in bonus è la Vivigas. Alto Sebino, due liberi ancora per Belloni dopo lo 0 su 2 di prima. Si prepara sul cubo dei cambi Peroni, intanto esce quartieri ed entra proprio Michele Peroni. Tanto ci sono problemi con la pulizia del parquet, deve intervenire Urbani con lo scopettone per pulire dove è sporco. Meneguzzo ne approfitta per dare qualche indicazione preziosa ai suoi. Urbani intanto sta pulendo ancora, lo aiutano Spera i Pilotti e si può ripartire con il viaggio in lunetta per Francesco Belloni. Anzi, c'è da pulire ancora. Dovrebbe essere tutto pronto. E così è infatti, Belloni sul punto di battuta. Va Belloni col primo e lo sbaglia, 0 su 3 il computo totale dei suoi viaggi in lunetta. Va col secondo Belloni, questa volta va a segno, 1 su 4, 34-32 sempre per la Gimara. Todeschini, lancio subito per Siberna, si ferma centro area, c'è Urbani, palla dentro per Spera, però nel nulla e quindi c'è un'altra palla persa dalla Gimar, la rimessa da fondo campo per Costa Volpino con Centanni che conduce palla su Belloni, ancora Centanni in posizione di playmaker. Pilotti, Centanni, Centanni va in accelerazione fino in fondo, l'ultimo tocco però è il suo, grande difesa di Giacomo Siberna, rimessa dal fondo per la Gimar, proprio Siberna per Todeschini. Peroni, ancora Todeschini, allarga per Urbani che si alza da tre, ferro, rimbalzo di Belloni e può ripartire in transizione la Vivigas con Bergamin. Va fuori per Centanni, Centanni dentro c'è Permon, ma Centanni vuole andare da solo, grandissima stoppata di Peroni.
Ci sarà rimessa da fondo campo con 12 secondi sul cronometro per chiudere l'azione per la Vivigas. Centanni va fuori per Belloni, poi ancora Centanni da 3, Ferro a rimbalzo più in alto di tutti, arriva nei 210 centimetri di Gaetano Spera che va subito su Todeschini, ancora Spera col gancio, ancora a segno Gaetano Spera, 6 su 6 da 2, 12 punti per lui sui 36 della Gimar, un terzo, 36-32, massimo vantaggio per Lecco, più 4. Centanni, fino in fondo, prova una cosa impossibile, vuole il fallo che però non c'è e allora può ripartire Lecco con Peroni. Siberna, da 3 39-37, più 7 Lecco, time out chiamato da coach Giubertoni e questo può essere un strappo importante, più 7 quando manca 1 minuto e 50 secondi all'intervallo, alla conclusione del secondo periodo. Il primo si era chiuso sul 19-18 per la Gimar, ora c'è già un incremento di 6 punti in più di distacco. Due triple di Siberna, uno degli uomini migliori fino ad adesso, Giacomo Siberna, peccato solo per i 3 errori in lunetta consecutivi, lo 0 su 3 che avrebbe potuto permettere sia a Gimar di incrementare il proprio vantaggio sia allo stesso Siberna di incrementare il suo bottino personale che ora è di 8 punti. Benissimo Siberna, così come benissimo Spera, perfetto dal campo, 100%, 6 su 6 da dentro l'area. Rimessa da fondo campo per la Vivigas, meno di 2 minuti all'intervallo. Centanni, Coltro, è entrato Fumagalli intanto al posto di Todeschini, Coltro allarga per Permon che va in arresto e tiro, Ferro, rimbalzo di Spera, Fumagalli contro Coltro, Fumagalli arriva, Siberna, palla dentro e c'è il fallo di Bergamin su Spera, bravissimo a prendere esposizione Gaetano Spera che... andrà in lunetta perché Costa Volpino è in bonus. Va col primo Spera, va a sbagliare il primo tiro di serata dopo il 6 su 6 dal campo. Va col secondo Spera, questa volta aiutato dal Ferro, va a segno, 40-32 per Lecco. Bergamin deve difendere ora la Gimar. Centanni contro Peroni, Coltro, Pilotti, Centanni, palla dentro per Pilotti, va fuori per Bergamin col tiro, il Ferro, poi Pilotti da sotto, sbaglia ancora Pilotti, canestro e fallo di Spera su Pilotti, 40-34 col tiro aggiuntivo per il capitano della Vivigas. Fa Pilotti col tiro libero aggiuntivo e chiude il gioco da 3, 40-35, sempre 5 punti di vantaggio per la Gimar, ma erano 8 prima dell'invenzione di Pilotti. Fumagalli va fuori per Siberna, vuole palla ancora Fumagalli, Siberna va su Spera che gliela riconsegna subito dopo, fallo di Bergamin e Siberna andrà in lunetta cercando di fare meglio dello 0 su 3 precedente, il secondo fallo personale per Andrés Bergamin. Va Siberna col primo dei due liberi a disposizione per Siberna e va a segno, 41-35 per Lecco. Va Siberna col secondo, tanto l'arbitro fischia invasione,
tiro libero era comunque sbagliato. Cambio nelle file della Vivigas, fuori Bergamin, dentro Esposito. Rimessa per Costa Volpino, Centani su Coltro. Fumagalli intanto aggressivissimo su Coltro. 44 secondi all'intervallo, Coltro. Pilotti, Centani contro Siberna, fa tutto Centani, gran palla dentro per Pilotti, suona la sirena dei 24, ma Pilotti, c'è il fallo di Pilotti, credeva di avere a disposizione un gioco da tre con canestro e tiro libero aggiuntivo, invece è stato fischiato fallo di sfondamento a Pilotti, chiamata dubbia, quantomeno dubbia. Infatti Giubertoni si sta lamentando parecchio con l'arbitro. Si resta sul 41 a 35 per Lecco, con la rimessa da fondo campo a 26 secondi dalla fine, probabilmente l'ultimo possesso del secondo periodo prima dell'intervallo. Peroni contro Centani, c'è il blocco di Urbani, Peroni va su Fumagalli, spera, prova ad andare ad attaccare il canestro, fuori per Urbani, Fumagalli contro Pilotti, perde palla Fumagalli, allora può andare in campo aperto Centani, che però sbaglia un canestro facilissimo, 2 secondi dalla fine, Fumagalli si alza da 3 da lontanissimo, sbaglia e finisce il secondo periodo, 41 a 35 per la Gimar. Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto a Kofta Masnaga, 41 a 35 dopo i primi 20 minuti di gara per la Gimar Lecco di coach Massimo Meneguzzo contro la Vivigas Alto Sebino di coach Giubertoni. Lecco si ripresenta in campo con gli stessi 5 dell'avvio di gara, ovvero Todeschini playmaker, quartieri, guardia, Siberna alla piccola e poi sotto le plance Balanzoni e Spera. Costa Volpino si ripresenta con Centani, Belloni, Bergamin, Esposito e Stanzani, gli stessi 5 di partenza. Tutto pronto, primo possesso del terzo periodo per Costa Volpino con Centani sul punto di battuta. Belloni rischia di perdere subito palla, Todeschini aggressivo su di lui, Esposito, Balanzoni ringhia su di lui, Centani attende Bergamina, arresto e tiro dell'argentino, Ferro, rimbalzo di Siberna, può ripartire l'Eco in transizione con Quartieri va ad attaccare Belloni, si ferma, palla in post basso verso Balanzoni, fuori per Spera, Quartieri si prende la tripla da lontanissimo, non arriva neanche al ferro, ma c'è Siberna che riesce ad intercettare il tiro e poi in reversa a mettere dentro, 43-35 da un errore di Quartieri, il canestro di Siberna, primi 2 punti del terzo periodo. Si alza Belloni dall'altra parte, scusate Bergamin, Ferro, Quartieri in campo aperto, può andare da solo e mettere dentro il suo quarto punto, 4-0 subito in partenza per Lecco, più 10, vantaggio in doppia cifra. Centani si prende la tripla, Ferro, rimbalzo di Quartieri solo per un attimo perché Bergamin è più veloce di lui sulla carambola, allora Belloni va da solo fino in fondo, poi fallo di Spera su Stanzani, ci saranno 2 tiri liberi per il numero 13 della Vivigas. Due liberi per Stanzani. Ma col primo Stanzani, Ferro. Va col secondo Stanzani a segno, 1-2 per lui, torna sotto la doppia cifra di svantaggio. Costa Volpino, 45-36, Todeschini contro Centani. Siberna, Spera, Quartieri,
palla dentro per Siberna, grandissimo canestro di Giacomo Siberna, è il quarto consecutivo nel terzo periodo, 47-36 per l'Eco. Poi c'è il fallo di Spera su Esposito in corsa, secondo fallo personale, anzi il terzo per Gaetano Spera. Meneguzzo lo toglie subito, dentro Urbani, 47-36 per la Gimari, in evidenza Giacomo Siberna, per lui 12 punti, 4 nel terzo periodo. Intanto Esposito, Balanzoni su di lui, prova a non farlo passare Balanzoni, però poi si aiuta con un fallo, il numero 14 della Gimar, e ci sarà rimessa laterale per Costa Volpino. Dall'altra parte però dice l'arbitro, Centani sul punto di battuta. Centani, palla dentro per Stanzani, l'ultimo tocco è il suo. Quartieri la lascia uscire. 8 sul cronometro nel corso del terzo periodo. Vedremo se lo strappo della Gimar sarà quello decisivo. Vantaggio in doppia cifra, più 11. Balanzoni, quartieri. Fallo intanto a centro area di Bergamin su Siberna. Ed è il primo fallo della Vivigas nel corso della terza frazione di gara, mentre è il terzo fallo personale di Bergamin, e mentre l'Ecco ha già commesso 3 falli nei primi 2 minuti di gara. Todeschini, Siberna va in arresto e tiro, Siberna, ancora lui, ancora Giacomo Siberna, 3-3 da 2 nel corso del terzo periodo, e l'Ecco vola sulla più 13. Esposito, Bergamin fuori per Belloni, finte su quartieri, Belloni poi perde palla, la recupera Todeschini, la freccia dà ragione alla Gimar, gran recupero di Capitan Todeschini, rimessa laterale per Lecco. Grandissimo l'approccio di Siberna in questa terza frazione, decisivo per lo strappo del più 13 sul punto di battuta. Rimessa laterale, c'è sempre Siberna, tanto necessita di una pulizia il parquet della palestra di Costa Masnaga. Dalla rimessa laterale Siberna, Todeschini, quartieri, Todeschini allarga per Siberna, palla dentro per Balanzoni, lo scarico fuori per Todeschini, quartieri alla tripla, doppio ferro per Daniele Quartieri, può ripartire in transizione Costa Volpino con Centanni, allarga per Belloni difende benissimo Quartieri, che poi va anche a recuperare palla, grandissimo Quartieri in campo aperto, palla dentro per Balanzoni che va a mettere dentro il 51-36 più 15 per l'Ecco, grandissimo il lavoro in difesa di Quartieri, e poi l'assist al bacio per Balanzoni tutto solo, che non poteva far altro che mettere dentro i punti che fanno volare la Gimar sul più 15 dopo 3 minuti nel corso del terzo periodo. L'Ecco ha aggredito subito la partita e c'è il time out inevitabile richiesto da coach Giubertoni. Tanto le squadre ascoltano gli accorgimenti tattici dei due rispettivi allenatori, Meneguzzo da una parte, Giubertoni dall'altra. La Vivigas deve fare di tutto per cercare di rientrare in partita, perché piano piano sta scivolando via, scivolando sempre più lontano dall'Ecco, che in questo terzo periodo ha aumentato i giri e sta letteralmente dominando l'avversario. Fischio da parte del tavolo, devono rientrare in campo le due squadre. L'Ecco si ripresenta con Todeschini, Quartieri, Siberna, Urbani e Balanzoni, quindi fuori Spera. Dall'altra parte Costa Volpino con Centanni, Belloni, Bergamin, proprio lui a ricevere palla da Centanni, e poi sotto le plance Esposito e Stanzani. Belloni in palleggio, lui in posizione di playmaker.
cent'anni. Cent'anni contro Quartieri, va cent'anni con l'arresto e tiro. Il rimbalzo è di Esposito, ancora fuori per cent'anni. Quartieri sta difendendo benissimo. Quartieri, palla dentro di cent'anni per Esposito. Esposito contro Siberna, perde palla Esposito e allora la recupera ancora una volta Siberna. Può ripartire l'Ecco. Todeschini allarga per Siberna che si prende la tripla. Siberna rimbalza prima sul tabellone e poi sul ferro, non entra, ma c'è l'extra possesso per l'Ecco con Todeschini che prova a fare tutto da solo. Allarga fuori per Balanzoni che si prende la tripla. Bala però è sballata, solo tabellone per lui. Può ripartire Costa Volpino con cent'anni. Cent'anni da dentro per Stanzani, canestro e fallo di Silvio Stanzani che prova a tenere a galla i suoi. 51-38 col tiro libero aggiuntivo. Può andare sul, può tornare sul meno 12 Costa Volpino. Rientra Pilotti intanto al posto di Esposito. Va col primo Stanzani, sbaglia, scusate, era l'unico tiro libero, era quello aggiuntivo. L'errore di Stanzani che non riesce a chiudere il gioco da tre. Quartieri dall'altra parte, Todeschini, Siberna. Palla dentro per Balanzoni che prova una cosa difficilissima, è bravo a riuscirci, la palla arriva a Quartieri, poi ancora Siberna per Balanzoni che va a cadere in mezzo all'area, non c'è fallo e riparte Costa Volpino con cent'anni. Ci sarebbero passi non ravvisati però dagli arbitri, l'infrazione di passi di Stanzani. Quartieri intanto dall'altra parte, coft to coft, un altro errore, fase di gioco piena di errori. Cent'anni vorrebbe addirittura l'antisportivo sul fallo di Urbani che però non viene chiamato e quindi ci saranno due liberi per Simone Cent'anni, numero 4 di Costa Volpino. 5-16 sul cronometro, l'Ecco era già in bonus mentre solo un fallo speso dalla Vivigas in questa terza frazione di gara. Va Cent'anni col primo e va a segno con l'aiuto del ferro. 51-39. Tutto pronto per il secondo libero di Cent'anni. C'è però da pulire ancora il parquet. Va col secondo Cent'anni, va a segno anche con questo, 2 su 2, 51-40, Costa Volpino prova a farsi sotto, prima era sotto di 15, ora di 11, intanto Siberna dall'altra parte prova ad accelerare la Gimar, Balanzoni per Urbani, ancora Todeschini, Quartieri, Siberna, palla dentro, gran palla di Siberna per Balanzoni che va ad appoggiare morbido al canestro. Il 53-40, ma grandissima altra lettura di situazione di Giacomo Siberna. Uno, se non è il migliore in campo, uno tra i migliori in campo di questa Gimar che ormai ha il controllo della partita. Il recupero di Balanzoni e poi Todeschini. Quartieri ancora allarga per Siberna da tre, doppio ferro per Siberna. L'ultimo tocco è di Balanzoni e la rimessa da fondo campo sarà per la Vivigas con Cent'anni sul punto di battuta. Cent'anni, Belloni, ancora Cent'anni. Cent'anni contro Siberna, Cent'anni Urbani, va Cent'anni fino in fondo. Cent'anni 53-42, prova a tenere a galla la sua squadra. Il giocatore più talentuoso della Vivigas, Simone Cent'anni, l'anno scorso in A2 a Barcellona, lo ricordiamo. Quartieri contro Bergamin, Siberna, Quartieri su Bergamin, Quartieri si prende la tripla, ferro e basta. E poi il rimbalzo comodo tra le braccia di Stanzani e Cent'anni va a fare tutto da solo e mettere dentro il 53-44. La Vivigas si rifà sotto sul meno 9 e Meneguzzo è costretto a chiamare timeout per non vedere avvicinarsi ancora di più gli avversari. Intanto le due squadre ascoltano le indicazioni preziose dei rispettivi coach. 3:48 sul cronometro, 53-44
perle, ecco, dopo essere stata sopra di 15 lunghezze sul 36-51, poi 8 punti la parziale di 8-2 per la Vivigas, che ha fatto suonare il campanello d'allarme per Meneguzzo, ha chiamato subito time out per non rischiare nulla. L'ultimo canestro di Simone Centani, il migliore dei suoi insieme a Stanzani, molto ben oliati i meccanismi tra la coppia a piccolo lungo di Costa Volpino. E intanto ora devono rientrare sul parquet. Costa Volpino rientra con Centani, manco a dirlo, Belloni, Stanzani, Piloti e Bergamina. L'ecco riparte con il doppio play, Todeschini e Fumagalli, poi Peroni, Urbani e Balanzoni. Todeschini da fondo campo, Fumagalli riceve subito lui, Fumagalli contro Bergamini, c'è il blocco di Urbani, poi il consegnato di Fumagalli su Todeschini, Urbani, Todeschini, Todeschini va con l'arresto e tiro! Todeschini, la tripla del 56-44 ed è la seconda della partita per il capitano in maglia numero 9. Stanzani contro Balanzoni. Stanzani va a fare un canestro difficilissimo e Costa Volpino è ancora lì sul meno 10. Todeschini contro Pilotti. Urbani, palla dentro per Balanzoni, allora Centani, deve ripartire lui, palla dentro per Bergamin, la recupera Fumagalli che può accelerare in campo aperto. Peroni si ferma, vuole ragionare Peroni, arriva Urbani, il blocco di Urbani su Centani, Peroni va su Fumagalli che si ferma, fuori per Peroni, la tripla da posizione centrale di Michele Peroni, 59-46 più 13 l'ecco, l'esultanza del numero 4 della Gimar, e c'è subito il time out chiamato da coach Giubertoni ed è la seconda tripla anche per Peroni, due tripla a testa tra lui e Todeschini, ma degno di nota il recupero di Fumagalli e poi l'accelerazione dall'altra parte. Tanto Meneguzzo ha qualcosa da rimproverare i suoi, nonostante il più 13 vuole tutti sempre sulla corda. 2:35 alla fine del terzo periodo, vantaggio consistente quello della Gimar, il obbligato al time out ancora Giubertoni, e ora rientra in campo per prima Costa Volpino con Centani, Belloni, Stanzani, Pilotti e il numero 10 Marco Borghetti, 5 punti per lui fino ad ora, compresa una tripla dall'angolo. L'ecco rientra con gli stessi 5, anzi no, fuori Urbani, dentro Piva. Molto positivo anche l'approccio del giovane classe 96, Carlo Fumagalli. 4 punti per lui e molta vivacità. Intanto Centani su Borghetti, ancora Centani, Fumagalli su Centani che però è velocissimo. E già dall'altra parte c'è il fallo di Piva e ci saranno i due liberi. Ci saranno i due liberi per Centani. Va col primo Centani, non piega sulle gambe, il primo è dentro, 59-47. Va col secondo Centani, lo sbaglia, rimbalzo facile di Piva, va subito su Todeschini. Fumagalli contro Borghetti, Fumagalli, Todeschini. Todeschini arresta il tiro classico di Todeschini che non sbaglia quasi mai, 61-47. Centani intanto dall'altra parte la tripla, Ferro, poi la palla esce, Balanzoni la lascia uscire,
l'Ecco vola sul più 14 cambio nelle file della Vivigas, fuori Belloni, dentro Coltro. Todeschini, Peroni. Peroni contro Centanni. Sarebbe il fallo di Centanni che però non viene fischiato. Allora Peroni continua nel palleggio, allarga per Piva, gran palla dentro per Balanzoni ed è un'altra grandissima trama offensiva della Gimara. Ora più 16, 63-47, prova ad azzannare la partita, Lecco. Coltro. Coltro. Centanni. Centanni contro Peroni, prova Centanni in accelerazione, il fallo di Peroni. Che andrà in lunetta ancora, tantissimi viaggi in lunetta da Costa Volpino, che però non ha sfruttato appieno del fatto che Lecco è andata in bonus praticamente a metà del terzo periodo. Intanto esce Todeschini, applausi per lui dalla palestra di Costa Masnaga, dentro Luca Brambilla. In lunetta ancora Centanni dopo l'1 su 2 di prima, sbaglia il primo Centanni, sta sbagliando tantissimo dalla lunetta Costa Volpino. Va col secondo Centanni, è dentro, 1 su 2, cambio intanto, dentro Esposito, fuori Stanzani. Fumagalli, dalla linea di fondo campo, Brambilla. Brambilla contro Borghetti. Brambilla, il blocco di Piva, Fumagalli. Fumagalli si alza da tre, ferro e basta, ma Peroni è bravissimo ad andare a rimbalzo offensivo. Poi Brambilla per il 65-48, più 17 per la Gimar quando mancano 50 secondi alla fine del terzo periodo. Borghetti si prende una tripla quasi impossibile, il rimbalzo poi è di Coltro ai danni di Peroni. Coltro fuori dall'arco, Pilotti, ancora Coltro. La palla rimbalza sulla faccia di Centanni che però riesce ad addomesticarla, poi sembra andare fuori dal campo. Peroni sporca il passaggio, ma c'era il suono della sirena dei 24 ed è palla recuperata per la Gimar. Applaude il pubblico. Lecco ha in mano questa partita, 65-48, 36 secondi alla fine del terzo periodo. Brambilla, Fumagalli, chiama lo schema, Fumagalli, Coltro su di lui, Fumagalli riesce a superarlo e poi c'è il fallo di Coltro ed è il secondo di Costa Volpino, appena il secondo in questo periodo. Brambilla, allora dentro per Fumagalli, ancora Brambilla, Fumagalli. Fumagalli può prendersi la tripla, se la prende Fumagalli, il ferro però gli dice di no e il rimbalzo allora è di Esposito e può ripartire la Vivigas con Simone Centanni. Centanni contro Brambilla, lo salta secco, va fino in fondo, c'è il fallo di Brambilla e Centanni andrà per l'ennesima volta in lunetta, non si contano i suoi viaggi in lunetta. Primo fallo intanto personale per il numero 10 della Gimar, Luca Brambilla. Undici secondi alla fine, Giubertoni dice abbiamo due falli da spendere, non vuole concedere altri punti a Lecco. Il primo di Centanni va a segno, la 65-49. Va ancora Centanni col secondo, 65-50, più 15 per la Gimar. Fumagalli intanto si fa intercettare il passaggio sulla rimessa da fondo, ancora la rimessa da fondo campo per la Gimar, 10 secondi alla fine. Fumagalli, Brambilla. Brambilla 7 secondi, Brambilla dentro per Balanzoni, va fuori per Peroni, da 3, Peroni da 3, 68-50 e la tripla di Peroni, la terza importante
sulla partita, sulla sirena del terzo periodo. La Gimar sfiora i 20 punti di vantaggio, 68-50. Tutto pronto per il rientro sul parquet per gli ultimi 10 minuti di partita di questa prima giornata di campionato divisione nazionale B, girone B. Gimar Basket Lecco Vivigas Alto Sebino, siamo sul 68-50 per Lecco. Dopo un magistrale terzo periodo si era andati a riposo sul più 6, si è andati a riposo 10 minuti dopo sul più 18, altri 12 punti di scarto con un super Giacomo Siberna. Dopo l'ottimo primo tempo di Gaetano Spira con 13 punti, il 100% dal campo, ora Spira in panchina per i tre falli che ha commesso. Meneguzzo lo vuole tenere per le ultime battute, se ce ne sarà bisogno. Lecco è ripartita con Fumagalli, Peroni, Brambilla, Piva e Balanzoni. Intanto dall'altra parte Borghetti, l'assist per Pilotti che però non riesce a controllare il pallone, cade ma non c'è fallo. Peroni dall'altra parte, un'altra tripla, Ferro, Balanzoni va a rimbalzo ma Esposito è più rapido di lui, l'ultimo tocco è di Piva, così la rimessa da fondo campo sarà per Cortavolpino che si è ripresentata sul parquet con Coltro, Cent'anni, Pilotti, Esposito e Borghetti. Intanto Giubertoni si lamenta con l'arbitro, non si è capito però il motivo. Si riparte con Esposito subito per Coltro, scusate, Borghetti subito per Coltro. Fumagalli lo insegue a tutta velocità, intanto Pilotti dentro con esperienza su Piva, prova a girarsi Pilotti, Piva è bravissimo a tenerlo lì e c'è il fallo di Piva. Fallo di Piva che però era fermo, non si capisce bene questa chiamata arbitrale. Anche Meneguzzo non riesce a capire quale sia il fallo. Rimessa da fondo per Cent'anni. Si fa vedere Coltro fuori dall'arco, c'è Peroni subito su di lui. Coltro contro Peroni. Rimessa laterale per la Vivigas. Palla dentro per Pilotti, contro Brambilla, Pilotti non riesce a muovere la retina, ancora Pilotti, va fuori per Coltro. Coltro prova ad andare in palleggio fino in fondo, è bravo ma non riesce a trovare nemmeno il ferro perché c'è Balanzoni a sbarrargli la strada. E allora Fumagalli, Brambilla, Peroni, difficoltà nel controllare il pallone, c'è il fallo di Esposito su Piva e Giubertoni si lamenta ancora, ma è molto più fallo questo di quello fischiato prima lo stesso Piva su Pilotti. Cambio per, ed è il quarto fallo di Esposito che è costretto ad uscire, rientra Bergamin e rientra anche Belloni al posto di Borghetti. Rimessa da fondo per Lecco con Brambilla sul punto di battuta. Brambilla, Peroni, Brambilla, Brambilla in palleggio, fuori ancora per Peroni. Peroni prova ad andare in penetrazione, gran palla per Balanzoni che va di potenza e poi sgambettata a terra con Pilotti e poi Fumagalli e Bergamin. C'è il fallo di Bergamin su Fumagalli, letteralmente schiacciato a terra. Ed è il secondo fallo di squadra per Corta Volpino. Intanto dopo un minuto e mezzo ancora non si è segnato, sempre 68-50 e questo non può che andare bene alla Gimar. Puliscono il parquet, c'è Peroni a dare una mano ai ragazzini del servizio di pulizia qui a Costa Masnaga.
c'è bisogno ancora di pulire. Si ripartirà con la rimessa laterale. Brambilla è già sul punto di battuta. Brambilla. Fa vedere Peroni, ma Brambilla va sul playmaker, ovvero Fumagalli. Ancora Brambilla. Brambilla avrebbe ancora Fumagalli, allarga su Peroni. Peroni, Peroni, ancora lui fa tutto da solo. Michele Peroni, bravissimo, il numero 4 della Gimara a mettere dentro il 70-50, cifra tonda, più 20 per la Gimar. 8 minuti ancora da giocare, intanto Pilotti non si accorge del passaggio di Bergamin e allora Fumagalli può andare da solo, subisce fallo ma non riesce a mettere dentro il canestro. E Andrea Lunetta, Carlo Fumagalli, quarto fallo di Bergamin. Costa Volpino ingombrata di falli, 4 per Esposito e 4 anche per Bergamin. Va col primo Fumagalli e sbaglia il primo. Va col secondo Fumagalli, va a segno, 1 su 2, quinto punto personale del suo esordio in Serie B. Cent'anni intanto. Cent'anni contro Piva. Coltro. Urbani lo scusate, Peroni lo attende, poi Piva, bravissimo su Pilotti, non deve farlo girare. Pilotti però va a mettere dentro di prepotenza i punti del meno 19. Brambilla intanto potrebbe prendersi la tripla, decide di rallentare il gioco, allora va su Balanzoni, palla dentro ancora per Brambilla, ma c'è fallo di Pilotti su Balanzoni e Pilotti si lamenta ancora con l'arbitro, ma la sua partita è totalmente sottotono, non è mai entrato in partita Pilotti, da lui sicuramente ci si aspettava qualcosa in più essendo l'uomo di maggiore esperienza di questa Vivigas, classe 1980. Molti gli errori per lui nel corso di questa prima giornata di Serie B. E ora il fallo su Balanzoni da fondo campo. Brambilla, palla in mano, palla dentro subito per Balanzoni, ancora Brambilla, va da due, sbaglia, entra Fumagalli che subisce fallo e andrà in lunetta perché Costa Volpino è in bonus. Solo un fallo invece commesso da Lecco, un po' la situazione che c'era nel terzo periodo a parti invertite, dove a commettere maggiormente falli era Lecco anziché Costa Volpino. Altro viaggio in lunetta per Fumagalli dopo l'1 su 2 di prima. 71-52 per Lecco, 7-28 sul cronometro nell'ultimo periodo di partita. Va a Fumagalli col primo, va a segno, 72-52, sesto punto personale per Fumagalli. Va col secondo, lo va a sbagliare, ancora 1 su 2 e quindi cent'anni, Coltro, cent'anni ancora. Cent'anni contro Peroni, va cent'anni, sbaglia, poi ancora Brambilla su di lui, cent'anni va ancora, doppio errore nella stessa azione, allora può ripartire Lecco con Fumagalli. Fumagalli va lui da solo, canestro e fallo, grandissimo Carlo Fumagalli, grandissimo Fumagalli in questa azione. 8 punti per lui e adesso anche il tiro libero aggiuntivo per andare a sfiorare la doppia cifra nel suo esordio in Serie B. Sta facendo vedere grandissime cose l'ex Olimpia Milano, 3 scudetti per lui, 2 giovanili, 1 coi grandi nel 2014 con Luca Banchi, era aggregato alla prima squadra. Belloni, cent'anni, si fa sentire il palazzetto di Costa Masnaga, Lecco, Lecco, intanto cent'anni contro Brambilla, fallo di Brambilla e cent'anni non andrà in lunetta perché non era in fase di tiro, il secondo fallo di squadra
per Lecco ed è anche il secondo personale per Brambilla. Rimessa da fondo campo Permon sul punto di battuta. Rientrato lui e Belloni. Permon. Recupero di Piva. Ci sarà un'altra rimessa da fondo per la Vivigas. Permon non si fa vedere nessuno, poi è costretto ad andare su Belloni, gliela sporca Fumagalli, molto reattivo, ma non riesce a tenerla in campo. Belloni, dalla rimessa laterale, si fa vedere Pilotti, sbraccia con Peroni, ancora Belloni. Ancora Belloni, Balanzoni sta lì, prova a non farlo passare, Belloni allarga per Permon che si prende la tripla, airball e palla nelle mani di Peroni che lancia subito la transizione con Fumagalli. Palla Piva e canestro del 77-52 più 25. Partita ormai chiusa a Costa Masnaga a meno di miracoli. C'è anche lo sfondamento di Permon, Lecco in controllo totale, ma decisivo è stato quello strappo nel terzo periodo che ha portato Lecco prima in doppia cifra, poi addirittura sul più 18 alla fine del terzo quarto e ora 25 punti di scarto. In evidenza tutti, bene tutti, a 6 minuti e 19 secondi sul cronometro del quarto periodo. Benissimo Carlo Fumagalli che sta incrementando molto il suo minutaggio. Palla a Brambilla, Balanzoni fuori per Peroni, Fumagalli dall'altra parte, Brambilla pensa per un attimo al tiro da tre, poi va a attaccare Pilotti, lo supera, poi va da due, sbaglia Balanzoni, l'ultimo tocco di chi è? È di Balanzoni e quindi ci sarà la rimessa da fondo campo per Costa Volpino. 5.58 sul cronometro, 7-7 Lecco, 5-2 Costa Volpino, controllo totale, cent'anni. Permon, fallo di Brambilla ed è il terzo personale, comunque dicevamo a livello personale benissimo, spera nel primo tempo 13 punti per lui con il 100% dal campo, poi nel secondo tempo ha giocato meno per i tre falli commessi, poi molto bene Fumagalli con 8 punti, bene anche Peroni con 3 triple, bene anche capitano Todeschini, 2 triple per lui e poi Siberna, Quartieri e tutti gli altri. Una bellissima prova della Gimar che ha mantenuto il vantaggio a partire dalla seconda metà del secondo periodo, non l'ha più lasciato andando ad ammazzare la partita nel terzo periodo. Piva intanto aspetta l'arrivo di Fumagalli, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia blu e quindi la rimessa dal fondo sarà per Lecco. Situazione falli, Lecco è in bonus, Costa Volpina lo è già da un po'. Peroni, Fumagalli, Balanzoni, Balanzoni ha davanti Stanzani, prova ad andare Balanzoni, fa tutto benissimo, 79-52 più 27 Lecco che ormai sta dilagando in questa prima giornata giocata in campo neutro, se così possiamo dire, perché il parquet del Bione è in stato di rifacimento, quindi Costa Masnaga ha ospitato questa prima del Basket Lecco 2016-2017. Ricordiamo anche l'appuntamento, il prossimo appuntamento sarà domenica 9 ottobre alle ore 18. Partita difficilissima, trasferta difficilissima, intanto esce Piva, ritorna sul parquet, spera, trasferta difficilissima, dicevamo, ad Orzinuovi contro l'Agri Bertocchi di coach Crotti che l'anno scorso sedeva proprio sulla panchina di Costa Volpino. Orzinuovi che ieri ha vinto all'overtime a Milano contro l'Urania di 10 punti alla fine, perché i 5 minuti in overtime sono finiti 17-7 per la compagine bresciana, mentre l'esordio Albione a questo punto avverrà la settimana dopo, il 16 ottobre, in casa alle 18 contro Vicenza. Intanto Cent'anni si butta letteralmente su Fumagalli che però riesce ad andare e poi Cent'anni da dietro, c'è il fallo.
79,54 per Lecco più 25. Saranno due libri ancora per Fumagalli, che può andare a toccare la doppia cifra di punti messi a segno. Va col primo Fumagalli e va a segno. Molti falli subiti da Fumagalli, che è riuscito a sgusciare via tutti i difensori di Costa Volpino. Ed è il 2 su 2 di Fumagalli che va a segnare l'11° punto. Intanto rientrano Urbani e Siberna, fuori Balanzoni e Peroni. Applausi per tutti. Belloni, Centani, ancora Belloni. Va Belloni da solo, c'è il fallo di Siberna. Ed è il secondo fallo personale per Giacomo Siberna. Due tiri liberi per Belloni. Va col primo, a segno. 81-55. Va Belloni col secondo, a segno anche con questo, 81-56. Fumagalli, Siberna, ancora Fumagalli. Sarebbe fallo, che però non viene fischiato, e Lecco va a rischiare di perdere palla. Però all'ultimo tocco è di Belloni, ci sarà rimessa laterale. Tanto c'è ancora da pulire il parquet. Va a ricevere subito Siberna da Brambilla, c'è fallo, si andrà ancora in lunetta, partita spezzettatissima, quando ormai siamo sull'81-56, 4:48 sul cronometro. Due liberi per Siberna. Sbaglia il primo. Va col secondo Siberna e va a segno. 1 su 2, 8-2, 5-6 per Lecco. Centani, Belloni. Belloni chiama lo schema. Permon. Belloni. Belloni salta secco Siberna, vuole andare fino in fondo, va in reverse, fa una grande cosa, non riesce però a segnare. Spera e lì non riesce ad andare a rimbalzo. Allora Stanzani, fallo di Spera. Ed è il quarto personale per Gaetano Spera. Ci sarà il viaggio in lunetta per Stanzani, che guarda il tabellone. Difficilissimo, se non impossibile, per Costa Volpino andare a riprendere questa partita, che è sfuggita lentamente dalle mani nel corso del terzo periodo. E poi la botta a cavallo tra la fine del terzo e l'inizio del quarto periodo di gioco. Va a fare 1 su 2 Stanzani, mette il primo, sbaglia il secondo, e la Gima reggia dall'altra parte con il vivacissimo Fumagalli. Siberna si ferma, arresto e tiro. Siberna, arresto e tiro, una sentenza da lì, da quella posizione. 84-57, Lecco che si avvicina alla più 30. Belloni perde palla, ormai la Vivigas non c'è più. Fumagalli fa quello che vuole, serve a Brambilla. L'86-57, e ormai è una disfatta per la Vivigas, è una disfatta. Più 29 per Lecco, esordio super per la Gimar di coach Massimo Meneguzzo. Considerato anche che non si gioca propriamente in casa, non si gioca tra le mura amiche dello storico Bione, ma si è venuti a giocare a Costa Masnaga, e comunque sono 15 chilometri da Lecco. Anche il colpo d'occhio del pubblico non è indifferente, sono in tanti che hanno seguito la squadra.
qui a Kofta Masnaga. Tutto facile per Lecco, soprattutto in quest'ultima fase di gioco. 86-57, la Vivigas non c'è più, intanto c'è un altro, ancora problemi nella pulizia del parquet, c'è da pulire e questa volta si offre Brambilla. Difficile da pulire questo parquet a quanto pare, perché è già la terza o quarta volta che si va a perdere così tanto tempo per la pulizia. Cent'anni da fondo campo su Belloni. 3:50 ancora da giocare e si fa sentire i tifosi di casa della Gimar. Pilotti, Cent'anni, va Belloni fino in fondo, l'ultimo tocco è la sua. E allora la rimessa da fondo è per la Gimar e Belloni non ci vuole credere, voleva questa rimessa. Fumagalli, Brambilla. Ritmi ormai bassissimi, Brambilla intanto rischia di perdere palla, Urbani la gioca subito per Fumagalli che va fino in fondo. Carlo Fumagalli, 13° punto per lui. Ottimo, ottimo Carlo Fumagalli all'esordio. Intanto Belloni rischia di perdere palla, rischia di commettere doppia, ma gli arbitri non fischiano. Belloni va allora a fallo di Urbani e ci saranno due liberi per il numero 11 della Vivigas. Lecco è sul più 31. Va col primo Belloni e va a segno. Va col secondo, a segno anche col secondo. 88-59 per Lecco. Spera da fondo campo su Fumagalli. Siberma. Spera. Fumagalli. Dentro per Spera, in post basso. Spera va fuori per Urbani. Cerca e trova Brambilla. Fuori ancora Urbani. Urbani, gran palla dentro di Urbani per Siberma che va a segnare il 90° punto. 90-59 e Lecco può migliorare, ha già migliorato adesso il suo record che era proprio quello con Costa Volpino l'anno scorso. In casa Lecco segnò 88 punti andando a vincere contro la Vivigas dell'anno scorso e ora siamo già a 90 punti segnati. Va col primo Permon, scusate Pilotti, e lo sbaglia. Va con la seconda e va a segno, 1-2, 90-60, più 30 giusto per Lecco. Va Fumagalli, però vuole incrementare il suo bottino, va fuori, c'è fallo di sfondamento fischiato a Fumagalli su Stanzani. E Meneguzzo se la prende con il suo playmaker. Secondo fallo personale per lui. Ancora problemi di pulizia. Mancano 2 minuti e 22. L'arbitro dice che bisogna pulire ancora. Allora va a Cent'anni e lo aiuta Fumagalli. Punti record storico della Gimar in Serie B. Anche l'anno scorso ci furono tantissimi punti contro Costa Volpino, ma Lecco ne subì più di 60 attuali. Urbani intanto si prende la tripla, Ferro va Siberna a rimbalzo e invece c'è Belloni. Palla dall'altra parte per Cent'anni, si prende la tripla, sbaglia, rimbalzo
di Fumagalli, che può condurre ancora lui il palleggio. Brambilla, Fumagalli, Urbani ha una tripla da prendersi, Ferro non ci arriva, rimbalzo Spira che non vuole andare a commettere l'ultimo fallo che lo metterebbe fuori dai giochi, anche se da giocare c'è ancora ben poco, si gioca solo per le statistiche. Sfortunatissimo Stanzani, ma forse la palla stava entrando, gliela toccata all'ultimo proprio Spera. Intanto palla dentro di Fumagalli per Spera, Siberna contro Pilotti, Siberna va dentro per Spera, Spera contro Belloni, fuori per Brambilla, assist al bacio per Urbani che sbaglia andando a prendere il ferro. 1:13, risultato ormai bloccato sul 90-60. Belloni va fuori per Pilotti, da tre, Ferro, Spera, Fumagalli, e ci sono gli applausi della palestra di Costa Masnaga. Infrazione di passi per Siberna, siamo entrati nell'ultimo minuto, 58 secondi alla fine della partita. Lecco che ha dominato a partire dal terzo periodo chiuso sul più 18 e poi è stata solo accademia per gli uomini di coach Meneguzzo. Tutti benissimo, tutti sul pezzo. Una partita dominata, non c'è stata storia, se non fino all'intervallo dove Costa Volpino poteva dare idea di impensierire in qualche modo. Lecco è arrivata anche sul più 3, massimo vantaggio di Costa Volpino, ma anche fin lì Lecco non si era mai spinta oltre i 6 punti di vantaggio. 6 punti di vantaggio aveva chiuso all'intervallo. Intanto Brambilla per quello che sarà il penultimo possesso probabile della partita. Fumagalli dentro per Spira che va da 2 e non sporca le sue percentuali, perché è 7-7 da 2, quindicesimo punto per Gaetano Spera, che ora dà indicazioni a Fumagalli, prova ad andare a stoppare Stanzani, Spera, Stanzani però segna, e allora l'ultimo possesso è per la Gimar. Fumagalli in palleggio contro Permon, applausi dei tifosi. Siberna intanto si ferma e mette dentro un canestro veramente difficile. 94-62 più 32 per la Gimar e record di punti segnati. Belloni intanto dall'altra parte va a tirare un po' a caso e la partita finisce. Accademia pura della Gimar 94-62. Prossimo impegno a Orzinuovi domenica 18 sul campo dei bresciani. Buonasera a tutti.